Il matrimonio di Teti e Peleo. Alle nozze di Teti e Peleo furono invitati tutti gli dei dell'Olimpo, ad esclusione di Eris, la dea della discordia. Eris, furiosa per essere esclusa dal banchetto nuziale, per vendicarsi, incise sulla mela d'oro la frase «alla più bella» e la lanciò, senza essere vista, sul tavolo imbandito. Questo causò una lite furibonda fra Era, regina degli dèi, Afrodite, dea della bellezza, Atena, dea della saggezza. Le tre dee andarono da Zeus, ma lui non volle pronunciare il giudizio su chi fosse la più bella, perché avrebbe scatenato le ire delle dee perdenti. Decise quindi di affidare il compito ad un mortale. Scelse Paride, principe di Troia, perché il giovane era abile e giusto nel giudicare. In più, noi sappiamo che Paride in realtà non era un semplice pastore, bensì uno dei figli di Priamo, ma questa è un'altra storia. Le tre dee, per ingraziarsi nel giudizio, gli promisero diverse ricompense. Atena lo avrebbe reso sapiente e imbattibile in guerra. Era gli promise ricchezza e poteri immensi. Afrodite gli promise l'amore della donna più bella del mondo. Paride scelse come vincitrice Afrodite ed ottenne così l'amore della donna più bella della terra. La dea dell'amore aiutò quindi Paride a rapire Elena, moglie di Menelao, re di Sparta, e di fatto a scatenare così la guerra di Troia narrata nell'Iliade.